Oggi, rega, ci troviamo a Sasso, in provincia di Brescia, ovviamente sulla sponda bresciana del lago di Garda, e insieme alla Federica, quella lì, oggi andremo a conquistare Cima Comar. La giornata è splendida, il sole bacia i belli e quindi ci sta baciando, gambe spalla e andremo a far fatica. Batte 5. Bene, impressione a caldo della ferratina. Bella. Gambi, spalla e andiamo a far fatica. E dopo una irta salita, perché l'ultimo tratto tira veramente, siamo arrivati, io e la Fede, al terrazzo panoramico. Quello è il terrazzo panoramico. Cambi spalla e andiamo a far fatica. Arrivato sulla vetta di Cima Comar, io e la Fede. Com'è, Fede? Porca troia, che bello. Tira, posso dirlo. Adesso si
fa bivacco e poi si scende. A dopo. Raga, siamo ripartiti per ricongiungerci laddove stamattina invece abbiamo tenuto a destra il bivio prima dell'eremo. Raga, siamo arrivati al bivio, adesso rifacciamo un pezzettino di strada che abbiamo fatto all'andata e poi ci rivediamo a Sasso. Hikers, io e la Fede siamo arrivati alla fine anche del giretto di oggi. Ti è piaciuto? Sì. È stato molto bello perché il panorama da Cima Comer oggi era veramente strabiliante, vero Fede? Sì, bellissimo. Sì, c'erano tutte le nuvole basse, quelle cimette che spuntavano fuori. Una roba veramente stratosferica, bellissimo, proprio bello bello bello. Per salire noi ci abbiamo impiegato 3 ore e per scendere invece 2. In totale abbiamo camminato poco più di 5 ore per un totale di 800 metri di dislivello per poco più di 9 km. Non abbiamo fatto tanta strada, però abbiamo fatto tanto dislivello con poca strada e quindi immaginate che il sentiero era bello in piedi. Oggi abbiamo trovato anche un tempo abbastanza decente, speravo in un po' più di sole, però non ce la mettiamo qui. No, proprio no, anzi è andato benissimo. Noi qua da Sasso vi salutiamo, io e la Fede, e ci vediamo al prossimo giretto.